questa occasione di scambiarci gli auguri parlando insomma di quello che ci piace. E questa sera insomma nel quadro di questo itinerario sulla crisi e la cultura europea voluto da Ercole Chiari mi è stato chiesto di occuparmi di un altro insomma dei testi, dei libri importanti del Novecento. In questo caso appunto, come stiamo anticipando, come già sapete, si tratta di un libro intitolato La ribellione delle masse di Jorge Ortega y Gasset. È un invito che ho colto con favore, nonostante debba premettere io non sia né esperto di cultura spagnola né appunto dell'autore in questione, però mi interessava poterlo leggere, rileggere, approfondire per un tema che tocca invece abbastanza insomma, le mie corde, di studioso, se posso usare questa parola. Intanto un libro che posso consigliare chi non lo avesse letto, è ancora credo facilmente reperibile nelle biblioteche o anche in libreria, è un testo che appare ormai, bisogna dire, quasi 100 anni fa, 1929, ed è il frutto però di una riflessione antecedente del suo autore. Il titolo originale, appunto spagnolo, io spero di pronunciarlo decentemente, La Rebellion de las Masas. Chi è intanto questo autore? È un nome che bene o male credo abbiamo incrociato in qualche articolo di giornale, in qualche citazione, a volte un po' frettolosa di questo saggio, ed è uno insomma quantomeno dei pochi, devo dire, forse nomi di autori, scrittori, filosofi spagnoli che siano mediamente noti all'uomo di cultura, se non all'uomo della strada, in questo paese. Quindi è una figura importante della cultura novecentesca spagnola e, aggiungo io, europea. Per quanto riguarda qualche cenno sulla figura in questione appunto di Ortega y Gasset, cosa possiamo ricordare? Beh, intanto che appartiene a un fenomeno spagnolo che va sotto il nome di generazione del 98, 1898, che è un anno, capirete, sicuramente rilevante per la storia spagnola, perché è l'anno in cui la Spagna perde sostanzialmente quello che restava del suo antico impero coloniale, insomma, no? La guerra con gli Stati Uniti, e appunto la perdita di Cuba e delle Filippine, che entrano appunto nell'orbita americana. Credo sia questo il conflitto, peraltro, prima parlava Piero di cinema, che viene attribuito anche all'influenza dell'impero mediatico di Hearst, quello che sarà poi il riferimento di Wells per Quarto Potere come magnate, ma insomma questa è un po' una curiosità che approfondiremo in altra sede ovviamente. Quindi appartiene Ortega a questa generazione di intellettuali, scrittori, pensatori spagnoli che si collocano appunto tra i due secoli, altri nomi conosciuti, Unamuno, altro filosofo, e Machado, il poeta. Sostanzialmente qual era, diciamo, la linea e la tendenza che accomunava questa nuova generazione? Reagire al declino, all'isolamento della Spagna e provare a rinnovare questa cultura, evidentemente una cultura importante anche per l'Europa, salvandola dal provincialismo e dall'oscurantismo. Questo noi italiani possiamo capire che c'è anche molto che ha a che fare con il rapporto tra la Spagna appunto e il suo essere stata per secoli la nazione cattolica per eccellenza. Alcune opere che possiamo ricordare di Ortega, oltre alla Rebellione delle Masse, Le Meditazioni del Chisciotte, che sono un'opera del 14, è un altro titolo significativo che forse ci racconta già qualcosa di questa visione, ecco, innovatrice di Ortega, e Spagna invertebrata, che invece esce nel 1922, insomma, sempre una riflessione, potremmo dire, filosofica, metapolitica sul destino appunto della Spagna, sui suoi legami con l'Europa,
e su quanto abbia pesato appunto nella storia spagnola la presenza di masse, come dire, non educate, di masse incolte. Cito da un saggio che leggevo nei giorni scorsi, ecco, di Carocci, che definisce Ortega y Gasset come la guida spirituale di una intera generazione di studiosi e intellettuali spagnoli, appunto, quindi una figura centrale. Tra i suoi allievi, i suoi discepoli, mi piace ricordare il nome di un'importante filosofa spagnola, Marta Zambrano, che è un altro nome che credo che avete sicuramente sentito nominare. Quindi arriviamo a definire bene o male come si colloca questo libro. E io non posso che intanto ringraziare chi mi ha proposto di cimentarmi con questa lettura, perché è una lettura che io potrei consigliare per più di un motivo, spero poi di convincere anche chi mi sta ascoltando, perché è un libro particolare, è un saggio, quindi è un saggio, diciamo, di carattere filosofico, ma non è sicuramente un saggio per tecnici o specialisti della filosofia, quindi è scritto con una lingua brillante, molto chiara, ed è un libro importante secondo me perché ancora oggi ci dà molto da pensare, non tanto e non solo rispetto alla Spagna, ma rispetto a quello che potremmo definire il destino dell'Europa e della sua civiltà. Non è un libro politico o di politica in senso stretto, questo lo dice anche l'autore, ma è un libro che, offrendo questa diagnosi della modernità europea, si confronta e tocca molti temi che evidentemente con la politica hanno poi a che fare e richiamano evidentemente, no, se pensiamo a questo tema della massa, dell'omomassa, vicende molto vicine anche al giorno d'oggi. È un libro che si potrebbe definire anche profetico per certi versi, per alcuni aspetti, per altri evidentemente anche superato, ma alcuni, diciamo, temi, alcuni aspetti di questa diagnosi, ecco, sulla civiltà europea e sul destino li trovo assolutamente invece cogenti e tuttora attuali. Per questo credo che il libro meriti sicuramente la nostra attenzione ed una lettura che a chi non lo conoscesse potrebbe rivelarsi sicuramente interessante. Ultima curiosità che forse ci fa capire un po' l'ottica e la visione anche del personaggio Ortega y Gasset. Questo libro, questa edizione che ho in mano, che è delle case editrice SE milanese, è un'edizione quindi ormai questa vecchiotta perché del 2001, comunque insomma edizione che si apre con un prologo per i francesi e si chiude con un epilogo per gli inglesi. Questo ci dice che cosa? Ovviamente questo libro che ha avuto circolazione, diciamo, europea e mondiale, ma soprattutto che lo sforzo del suo autore era rivolgersi, partendo da spunti che lui prendeva evidentemente anche dal suo essere profondamente radicato nella civiltà spagnola, ma aprendosi soprattutto all'Europa. Uno dei temi, appunto, che abbiamo detto concerneva questo impegno della generazione del 98 è proprio quello di confrontare la civiltà, la società spagnola della contemporanea alle democrazie più avanzate. E qua vedremo, tornerà questo tipo di confronto portato avanti dall'autore nel comparare appunto quello che era la Spagna dell'epoca ad altre situazioni, la Francia, l'Inghilterra, ma anche, lo vedremo, l'Italia dell'allora dittatura mussoliniana, e vedremo quale visione particolare darà Ortega di questo fenomeno, che lui collega strettamente, avete capito, all'uomo massa, all'emergere di questa strana e nuova creazione, diciamo, europea e quindi anche mondiale. Ideologicamente come collocare Ortega? Diremo che è un liberale, ecco, anche se vedremo che è un liberale che assume posizioni anche originali rispetto a quello che potremmo definire un liberalismo tradizionale. Quindi, per andare con ordine, si apre questo saggio cercando di definire questo fenomeno. Poi arriveremo a capire il significato di questa ribellione delle masse. La civiltà moderna per Ortega è caratterizzata appunto da un fenomeno nuovo che lui definisce come il fenomeno del pieno. La massa agglomerata, agglomerante, è un fenomeno che invade praticamente fisicamente, lo dice lui, i bar, i teatri, gli stadi, le piazze, la politica, il lavoro, facendo anche un conto piuttosto banale che potrebbe sembrarci meramente quantitativo, ma non lo è perché poi assume anche un tratto qualitativo.
Perché si afferma nel Novecento la massa, si afferma poi l'uomo massa? Lui fa questo conto che evidentemente noi dovremmo comunque avere bene in mente. Tra il VI secolo e il 1800, dice Ortega e Gasset riferendosi alla statistica, l'Europa è arrivata al massimo a raggiungere 180 milioni di abitanti. Quindi avete fatto il conto di questo torno d'anni e di questa fase storica molto lunga. Nella sola fase storica compresa tra invece il 1800 e il 1914, l'anno di Sarajevo, questa popolazione invece ha cominciato ad avere una crescita molto più consistente, o che potremmo definire appunto esponenziale, forse dal 180 ai 460 milioni di abitanti. E questo è un fenomeno quantitativo di crescita demografica che però evidentemente fa sì che l'Europa fosse un continente molto più abitato, in cui le masse assumevano appunto un ruolo anche numericamente e fisicamente più consistente. Ma questo mero aumento demografico appunto si traduce qualitativamente in quale fenomeno? Nel trionfo della massa. E nel fenomeno soprattutto di questa nuova creatura che vi dicevo, questa creatura o creazione tipicamente europea, che è l'uomo medio. Infatti lui dice: non confondiamo la massa con una classe sociale o con l'operaio o con il piccolo borghese. L'uomo medio è presente trasversalmente in tutte le classi sociali. Dentro ogni classe sociale, dice Ortega, e qua c'è il suo essere filosofo, insomma i confini con la sociologia o la politologia, dentro ogni classe sociale e dentro ogni società ci sono due, poli, potremmo dire. Le masse, che in qualche modo sono destinate ad essere guidate, e le minoranze. Minoranze che dovrebbero essere invece quelle élite, illuminate, colte, educate, destinate a guidare anche politicamente queste masse. È uno schema che ai nostri occhi può sembrare anche venato di un certo aristocraticismo, sì, evidentemente, in questo senso il liberalismo di Ortega ai nostri occhi assume un carattere anche aristocratico, elitista, elitario, per chi conosce sì, aristocratico forse, ma io ovviamente torno, quindi uso anche questo aggettivo. È un fenomeno per forza negativo, sostiene Ortega, non necessariamente, però dice con l'avvento di questo uomo medio, di questo uomo massa, l'Europa e quindi la civiltà mondiale di fatto nel Novecento è di fronte ad un bivio: o la catastrofe, se prevarranno alcune tendenze che vedremo di questo uomo medio, oppure evidentemente la possibilità di una rinascita, di una, potremmo dire, nuova civilizzazione dell'Europa e segnatamente anche del mondo. Vi dico subito che l'approdo politico-ideologico di Ortega è per noi suggestivo, perché lui peraltro pubblica questo volume in un'epoca in cui l'Europa assiste, soprattutto nell'ambito mediterraneo, a questo fenomeno nuovo che è il fascismo. Qui lui dà una definizione non politologica ma interessante, perché da come ho letto io questo saggio non sembra ai suoi occhi il fascismo una sorta di trasposizione politica di alcuni aspetti di questo uomo massa, che coniuga, diremmo oggi, populismo, anche se lui non usa questa parola, e statalismo. No? È una analisi che gli prende poche righe, perché non è un libro politico, politologico, ma ai nostri occhi è una suggestione, spunto molto interessante. Quindi questa diagnosi porta, ci pone di fronte a un bivio che non è ancora, la cui strada non è ancora definita: o la catastrofe finale, quindi il collasso dell'Europa appunto, o un nuovo mondo. Nuovo mondo che, per quanto riguarda soprattutto l'Europa, Ortega vede nella definizione di quello che oggi assomiglia sempre più uno slogan, purtroppo abbastanza improbabile, dico io purtroppo perché la penso in un certo modo al riguardo, cioè la prospettiva degli Stati Uniti d'Europa. Lui dice, d'altronde prima ci parlava già dal VI secolo 1800, la sua diagnosi guarda indietro a una civiltà europea che retrospettivamente è divisa
quelle che poi saranno nazioni, ma anche unificata al suo interno da alcuni valori condivisi e comuni. Quindi la sua prospettiva guarda alla possibilità di una creazione e creatura statale continentale. Quindi è un tema attuale oggi, un tema ahimè superato per certi versi, visto che siamo in epoca di sovranismi, o proprio per questo maggiormente attuale. Quasi 100 anni fa Ortega vedeva come possibile salvezza dell'Europa la possibilità di immaginare gli Stati Uniti d'Europa. Lui non se ne occupa da un punto di vista istituzionale o politologico, vi ripeto, ma da questa suggestione, guardando appunto al passato, che secondo Ortega è sempre una dimensione non eludibile se in qualche modo si vuole salvare e guardare alla civiltà, al suo futuro. E l'altro elemento è il liberalismo, sicuramente non il liberalismo ottocentesco, ecco, non un liberalismo vecchio stile, ma un liberalismo capace di rinnovarsi e di innovarsi anche guardando evidentemente al fenomeno democratico. Ma sono molto interessanti le riflessioni che Ortega fa rispetto ad alcune istituzioni che già all'epoca potremmo dire cadevano nel discredito dei molti, se non di tutti, fortunatamente di molti ma non di tutti, il Parlamento, le elezioni, la sovranità, come dire, dell'individuo in questo caso prima che del popolo, lo Stato come un progetto rivolto al futuro. Sono tutti antidoti che in qualche modo lui pone all'emergere di un fenomeno per lui pericoloso che si chiama nazionalismo. Scrive peraltro appunto in anni che avrebbero poi preparato guerra di Spagna, dittature, la quasi vittoria del fascismo fino ad arrivare appunto alla seconda guerra mondiale. Il primo nucleo di tutte queste riflessioni è però appunto capire, valutare, analizzare che cosa sia questa massa ribelle, indocile, così contenta e convinta di se stessa al punto da, dice Ortega, non essere più in grado di ascoltare nessuno, una definizione che poi è interessante per me, è quella che Ortega dà dell'uomo massa o dell'uomo medio come del bambino viziato della storia, o dice il Novecento è l'epoca del signorino insoddisfatto, o per altri versi fa alcune riflessioni interessanti, no, sul volersi mantenere e considerare sempre giovani, no? Diremmo oggi giovanilismo, ma proprio venduto come merce, ecco, in questa società così particolare della massa ribelle o della massa indocile. Altra dicotomia che vede Ortega al centro di questa diagnosi, dice lui, siamo passati ieri da un'epoca in cui vigeva la democrazia, quindi il Parlamento, le elezioni. Per lui la democrazia, avete capito, è un fenomeno strettamente connesso al liberalismo. Il liberalismo è quell'insieme di valori e di regole che tempera le deviazioni della democrazia. Deviazioni potremmo dire demagogiche o torsioni populiste, che dirsi voglia. Ieri quindi avevamo questa democrazia, ieri anche nei primi Novecento, oggi, scrive Ortega, teme quella che lui definisce la iperdemocrazia, cioè praticamente il prevalere di questo uomo della massa che cancella qualunque idea di cultura, lui dice caratterizzato da questa. Pensiamo un po' anche ai social che all'epoca di Ortega non esistevano, ma dice che quest'uomo massa è colui che reclama il diritto alla volgarità. Cioè dice non soltanto il dire io una mia opinione, adesso non voglio buttarla troppo diciamo in basso, uno vale uno, ma questa sua opinione la difende in maniera pervicace fino a rivendicare un vero e proprio diritto alla volgarità. Diremo oggi un diritto assoluto all'insulto, o a far valere la propria opinione sopra qualunque altra, no? Valutazione politica, scientifica, eccetera. E tocca qua delle corde, secondo me, sensibili anche per noi. Però potremmo dire che questa diagnosi in realtà non parte da posizioni che potremmo definire, beh, sicuramente non reazionarie, ma nemmeno conservatrici, perché tutto sommato nelle prime pagine cosa ci dice Ortega? Che questo avvento dell'uomo massa o dell'uomo medio, che dir si voglia, non è necessariamente un fatto negativo, nel senso che più uomini
possibilità, pensate agli sviluppi della medicina, della tecnica, della tecnologia, della scienza, cioè, possibilità, opportunità di vita maggiori sicuramente di quelle che l'uomo medio poteva avere nel Medioevo, nella prima età moderna, quindi la vita si allunga, ci sono fenomeni nuovi come il cinema, lo sport, appunto i teatri, gli stadi che si riempiono, non sono cose a cui Ortega guardi con l'orrore del reazionario, dell'aristocratico chiuso nel suo castello, dice è una realtà, un mondo nuovo che è plasmato per buona parte da questa sovrabbondanza umana che ha anche sovrabbondanza positiva di possibilità vitali. Certo è che c'è anche, come dire, un rovescio, ecco, della medaglia, per usare questa espressione. Cioè questa maggiore vitalità del mondo e maggiore vitalità, potremmo dire, anche dell'Europa, si traduce in una trasformazione che appunto ci pone di fronte a questo bivio, il pericolo di una catastrofe epocale che coincida con il collasso della cultura e quindi della civiltà europea. Sono interessanti peraltro anche le valutazioni e le riflessioni che Ortega fa distinguendo quello che era il mondo in cui lui sostanzialmente era nato, l'Ottocento, e il mondo in cui viveva il Novecento, no? L'Ottocento, che è stato appunto il secolo del liberalismo tradizionale, della democrazia, della scienza, del progresso, era un secolo che per definizione, no, si pensava come moderno. Nel Novecento, invece, dice, osserva Ortega, secondo me, in maniera molto raffinata, non ci si pensa più nemmeno come moderni. Qua potremmo dire siamo postmoderni oggi, ma evidentemente non, però è una suggestione, questa è interessante. Per l'uomo del Novecento nulla è definitivo. Quindi l'uomo del Novecento è colui che è abituato a fare tabula rasa di ogni passato, di ogni classicismo, di questo rapporto particolare e pericoloso col passato dimenticato, appunto ne sappiamo qualcosa forse ancora oggi. Però per l'uomo del Novecento la realtà è un orizzonte sempre aperto. È un uomo abituato a vivere nell'imprevedibile. Quindi anche il moderno è messo continuamente in discussione, non c'è praticamente stabilità. Un'altra definizione, questa ve la leggo, anzi ve ne leggo due, per anche per farmi un po' entrare nel modo in cui Ortega scrive. C'è una frase a pagina 72 che pare in qualche modo anticipare quella che oggi noi definiamo globalizzazione. Il mondo, ecco, questo vi fa capire anche quando ho provato a dirvi che il mondo del Novecento e il trionfo della massa significa anche un mondo di maggiori possibilità vitali, ecco, proprio in termini quasi biologici ci avrebbe da dire. Il mondo semplicemente di colpo è cresciuto e con lui e in lui la vita. In primo luogo, essa è divenuta effettivamente mondiale. Intendo dire che il contenuto della vita nell'uomo di tipo medio è oggi l'intero pianeta, che ciascun individuo vive abitualmente tutto il mondo. Poco più di un anno fa i sivigliani seguivano ora per ora, nei loro giornali popolari, quello che stava accadendo ad alcuni uomini vicino al polo. Sopra il fondo ardente della campagna bettica scivolavano dunque ghiacciai alla deriva. Questa prossimità di ciò che è lontano, questa presenza di ciò che è assente, ha aumentato in proporzione prodigiosa l'orizzonte di ogni vita. Quindi qua ovviamente non si parla di globalizzazione in senso economico, ma di ciò che precede anche l'economia, o pensiamo semplicemente a una metafora come quella di McLuhan del villaggio globale, no? Quello che era lontano, sconosciuto, ignoto, semplicemente conosciuto per vaghi cenni, improvvisamente diventa presente e diventa anche oggetto di interesse da parte della massa. Altro aspetto di questo trionfo della massa è appunto la velocità. Quindi viviamo nell'imprevedibile, viviamo in un mondo in continua trasformazione. Altra frase che volevo leggere, questa invece è un'osservazione, come dire, del liberale, ecco. Oggi, col sembrarci tutto possibile, presentiamo che è possibile anche il peggio. Due punti, la regressione, la barbarie, la decadenza.
Ecco, Ortega si scaglia contro questa facile visione anche del socialismo o del liberalismo progressista, cioè pensare che la storia abbia un andamento lineare e che comunque sia costituita da un accumulo di progressi, magari anche lenti ma inesorabili. Lui dice no, non è così, ci insegna la storia che evidentemente come è possibile e probabile un progresso, evidentemente altrettanto conoscibile e sperimentabile dagli uomini e dalle donne la regressione, tornare indietro, la barbarie anche, il Novecento qualcosa da questo punto di vista poi ci insegnerà a tutti, credo. Quindi in qualche modo no. Comunque era già successa la prima guerra mondiale che questa, in diciamo, Spagna magari marginale, però aveva lasciato ha avuto come dire un impatto sulla coscienza europea, sicuramente non era digiuno ecco lo stesso Ortega. Quindi abbiamo, diciamo, l'avvento di questa nuova, potremmo dire, tipologia umana che non è meramente psicologica, sociologica, è un fenomeno epocale, l'uomo medio. Anche qua, prima vi dicevo, siamo passati o rischiamo di passare dalla democrazia alla iperdemocrazia, che forse potremmo meglio definire populismo per certi versi, perché di democratico poi ha ben poco. Oppure, dice ancora Ortega, ieri avevamo la fiducia nel suffragio universale, oggi invece abbiamo fiducia, o meglio, ha fiducia l'uomo medio nel trionfo, nel potere della massa. Appunto. Notazione questa interessante che mi faceva venire in mente un vecchio libro del professor Giovanni Sartori. Il suffragio universale a cosa serve, dice Ortega? Non serve, diciamo, a liberare l'animale della massa, serve a che cosa? A far sì che si possano scegliere minoranze illuminate destinate poi a governare la società e le istituzioni, insomma. Mentre il potere della massa si impone come, tra parentesi, questo potere della massa lui lo vede sorgere proprio nei paesi mediterranei, quindi sicuramente ha in mente l'Italia, ha in mente il fascismo e Mussolini, insomma questa strana figura di tribuno, demagogo, uomo della provvidenza, eccetera. Infatti questo potere della massa si definisce anche come, aperte virgolette, governo anomalo imposto dalle circostanze. Chiuse virgolette. Pensate voi alle definizioni che del fascismo danno prima del delitto Matteotti, Croce e Einaudi, anche liberali, alle volte perfino democratici illuminati. Sì, sì, sono come dire uomini nuovi, sono maleducati, qualcuno anche alza le mani, però di fronte al pericolo bolscevico e a questa società di massa che non si riesce a... vanno bene anche questi al momento e magari li tempereremo con la nostra saggezza poi smentita dalla storia. Ma questo per dirvi un attimo, no, che quello che scrive e nota Ortega, anche se non abita evidentemente a Roma o a Milano, è molto interessante per noi, no? Vedere il fascismo come fenomeno ricompreso in questa ascesa inarrestabile e irrefrenabile delle masse con i rischi conseguenti è una delle motivazioni che poi hanno convinto evidentemente larga parte delle classi dirigenti ad accettare questo nuovo potere. Un governo anomalo, sì, ma imposto dalle circostanze, la guerra, il pericolo di dittature di altro segno, una società che non si riesce a interpretare, crisi economiche, quindi ecco, l'uomo giusto al momento giusto, anche se non è dei nostri, ecco, per dire, per riassumerla. E quindi psicologicamente, spiritualmente, filosoficamente, sociologicamente, come definire questo uomo massa, il bimbo viziato della storia? Queste sono parole che utilizza proprio il buon Ortega. È un uomo che si considera completo, ha perso forse diversi sensi, li ha in qualche modo perduti, ma soprattutto un senso lo ha perso, l'udito, non ascolta. Non ascolta la voce in generale dell'uomo, ma soprattutto la voce delle cosiddette vecchie minoranze illuminate o di chi potrebbe saperne più di lui. Non vuole e non accetta ragioni. Paradossalmente, pur essendo l'uomo nuovo per antonomasia, è un primitivo. Vive con l'automobile ormai, o comunque dentro il progresso, vive nel cinema, vive nei teatri, vive con lo sport, ma se gli chiedessi su quali principi scientifici si regge il suo mondo, evidentemente non saprebbe più risponderti.
soprattutto un grande peccato per Ortega, una grande colpa, questa è una colpa anche ai miei occhi, non conosce il passato. Ignora, tende a ignorare il passato e soprattutto l'importanza che il passato può avere nel definire, diciamo, il tuo mondo e soprattutto dargli una qualche prospettiva. Altra possibile definizione, corollario di quello che vi stavo dicendo, l'uomo volgare, cioè l'uomo comune, un tempo si faceva dirigere, questo fino all'Ottocento, all'alba del mondo nuovo, ora invece vuole governare lui il mondo. Non è, come dire, infrequente che quando leggo queste cose mi venga in mente quella frase del professor Umberto Eco, no? Il social che ha dato la parola a legioni di imbecilli. Sì. Però non, vabbè, tagliamo dalla regia perché sembra che alla fine sia l'antidemocratico, che non sono assolutamente, ma insomma, lasciamo tutto, per carità, una battuta, eh. Però sì, ecco, sono contento che l'ha trovato impertinente, perché ogni tanto ho preso un po' dalla disperazione, qualcuno dice, ma sto suffragio, per credere alla democrazia, a me avevo detto che bisogna anche saperla criticare e prenderla, come dire, seriamente. Questo era il senso della frase che devo provare a dirvi e a commentare insieme poi. Quindi questo uomo medio diventa così medio in tre passi. Nasce con l'impressione che la vita è facile, che la vita, diversamente da quanto avveniva in epoche passate per l'uomo medio, l'artigiano, il contadino, l'operaio, anche il borghese, è un fatto comodo, è un fatto segnato dal comfort e da possibilità pressoché illimitate. Secondo step, secondo passaggio. L'uomo medio oggi, secondo Ortega, agisce come se esistessero solo lui e i suoi simili. Vive nella bolla, potremmo dire. Questa è un'altra chiosa mia, ma la trovo appunto pertinente. E quindi, terzo, come dire, passaggio e conclusione di questo teorema, impone, vuole imporre la propria volgare opinione, con quella, con quel concetto che Ortega definisce l'azione diretta, che potremmo dire, insomma, quindi non è necessariamente l'azione violenta, qua ritorniamo ancora, ci viene in mente lo squadrismo, il fascismo, per certi versi anche noi gli avvenimenti legati alla Russia bolscevica, ma è comunque una volontà di intervenire, di alzare la voce, potremmo dire, di dire per forza la propria anche, no? Pensiamo a tutto quello che è accaduto durante l'epoca del Covid, in cui per certi versi sembrasse che la scienza fosse, come dire, no? A fianco dell'opinione o sotto l'opinione, una variabile, come dire, tra le tante, insomma. E quindi eccoci ad aver definito, spero in maniera abbastanza compiuta, che cosa Ortega definisce quando appunto ci parla del uomo medio o di questa massa, che avete capito perché è una massa radicalmente indocile, ribelle, se non violenta, comunque una massa che tende sempre a questa dimensione dell'azione diretta, quindi è una sorta di pressione, di presenza che tende a pervadere ogni ambito. L'uomo medio, l'uomo massa, molto spesso, ecco, è proprio... Non pensiamo semplicemente alla persona meno acculturata o sprovvista di studi. Lo identifica molto spesso Ortega in questo saggio anche con il tecnico, lo specialista, lo scienziato, l'ingegnere, perfino il professore, insomma. Colui che nel proprio ambito ristretto pensa di saper tutto ed estendere questa sua presunta onniscienza a tutto il resto dello scibile, insomma, quindi alla politica, alla dimensione pubblica, eccetera. È interessante anche l'attenzione che Ortega dà in questo saggio al confronto tra Europa e Stati Uniti. Questo per certi versi potrebbe anche riportarci a rivedere e rileggere quella straordinaria osservazione che sono nel quaderno di Gramsci, Americanismo e Fordismo. Però molto spesso in tanti osservatori di quest'epoca, no, l'America è vista come una sorta di futuro dell'Europa o potenziamento della civiltà europea. Su questo Ortega è più cauto. Vediamo che ha ancora molta fiducia nell'Europa, anche se lui poi definisce gli USA come paradiso delle masse. Quindi questo, come avete capito, non è proprio un complimento, insomma.
Quindi siamo di fronte a questo bivio. L'Ottocento ci ha regalato questa, prima che società, civiltà democratica, che è molto avanzata, con possibilità vitali limitate, che è il frutto, lui dice, appunto, dell'incontro di due fenomeni importanti e positivi in definitiva: la democrazia, democrazia liberale, potremmo dire che una democrazia temperata, ecco, da regole, da istituzioni liberali, da pesi e contrappesi, e la tecnica, che però ha una base capitalistica e anche scientifica, nasce appunto dalla scienza sperimentale, da Galileo, dice lui, da Newton, ha una, potremmo dire, forte emulazione Ortega per la civiltà inglese da liberale, questo l'avete capito. Ma l'emergere, ecco, di questo fenomeno dell'uomo massimo, uomo medio, di questa massa ribelle, rischia di scompaginare questo sviluppo e di far pendere la bilancia non dalla parte positiva, ma appunto di quella catastrofe che in qualche modo Ortega teme e paventa. Il vero rischio, come spesso accade nella visione, insomma, di tanti liberali o di tanti uomini e donne di buon senso, è proprio questo debordare poi dello Stato, il pericolo dello Stato. Vediamo in che modo si congiunge questo sviluppo abnorme dell'uomo medio al pericolo di questo nuovo statalismo. E qui ha in mente Ortega, evidentemente, quello che vedeva anche intorno a lui, no? Il fascismo italiano e mediterraneo in generale, e dall'altra parte, evidentemente, il fenomeno anche della Russia sovietica. Avete capito che è un uomo, uno studioso contrario, non tanto e non solo alle singole rivoluzioni, ma all'idea di rivoluzione in sé. Lui dice: la rivoluzione francese ci ha mostrato una cosa, che sostanzialmente molto spesso per affermare nuovi principi e nuovi diritti nella realtà, quello che serve per la rivoluzione forse è l'evoluzione storica. Le rotture violente portano con sé molto spesso, lo sappiamo, lutti, sangue, o rischiano poi di ritorcersi contro. La rivoluzione che divora i suoi figli è proprio l'espressione che lui riprende e usa. Questa è un po' la sua valutazione, ecco, sul tema della rivoluzione, appunto. Quindi sì, questa è una visione, come dire, che fa pendere un po' la bilancia dalla parte del liberal trattino conservatore, però insomma fa delle osservazioni comunque per noi interessanti. E pagina 143, il pericolo di questo statalismo abnorme che poi rischia di ingoiare non soltanto, appunto, i paesi autoritari, ma anche le stesse democrazie. In questo senso ho trovato qualche accento tocquevilliano in questo saggio. Vi cito: questo è il maggior pericolo che oggi minaccia la civiltà. Due punti: la stratificazione della vita, l'interventismo dello Stato, il suo assorbimento di ogni spontaneità sociale, ossia l'annullamento della spontaneità storica che in definitiva sostiene, nutre, vivifica il destino degli uomini. E questa è un'affermazione che fa lo studioso che dieci righe prima comunque conclude dicendo: lo Stato contemporaneo è il prodotto più visibile e clamoroso della civiltà. Quindi non è un anarchico, non è uno che voglia abolire o, come dire, negare lo Stato anche come conquista civile, però dice evidentemente questa fiducia eccessiva, no, dell'uomo massa in se stesso e paradossalmente poi nel delegare allo Stato qualunque cosa rischia di essere perniciosa e di contribuire fortemente al collasso di questa società e prima ancora civiltà europea millenaria. Si chiude poi questo saggio, vi dicevo, con alcune notazioni comunque interessanti che lui rivolge soprattutto in questo epilogo scritto per gli inglesi, in cui lui critica aspramente quello che definisce il fallimento della società delle nazioni, perché dice: è stata una creatura sostanzialmente astratta, astratta soprattutto anche dal punto di vista politico e per il modo in cui non si è ragionato su questo diritto internazionale, un errore clamoroso a cui rimediare. Anche qua, avete capito in precedenza, lui guarda molto alla possibilità di un'architettura istituzionale europea, però che non era, diciamo così, vicina, e poi però come modello, ecco, di una possibile convivenza per le nazioni europee e per il mondo, lui immaginava di poter tradurre nella lingua del diritto quella che era l'organizzazione del Commonwealth.
britannico, quindi questo ci dice insomma che c'era un'ammirazione anche verso questo tipo di prospettiva, perché evidentemente aveva e lo dice anche, aveva sicuramente in mente questa capacità della civiltà inglese, ecco, di riferirsi al diritto come fenomeno che non è mai in realtà così statico, ma è un fenomeno sempre in divenire, che quindi deve essere fotografato e anche mutevole, no? Lui parla di costituzioni aperte. Dice invece qual è stato il peccato originale di questa società delle nazioni? Aver congelato il diritto e quindi la situazione politica vigente e quindi difeso sostanzialmente lo status quo, dopo una guerra che invece qualche problema ulteriore lo aveva comunque, come sappiamo, suscitato, i confini, le etnie, Wilson, tutto quello insomma, che potete, Keynes, tutto quello che può venirci in mente. Quindi avete compreso che senza essere un libro direttamente politico, è un libro che ha anche delle riflessioni che ancora oggi ci fanno accendere sicuramente qualche lampadina. Quindi in conclusione, prima di... qua vi leggo perché lo dice chiaramente, così concludiamo con un'ultima citazione prima di qualche domanda, qualche scambio insieme. È necessario, pagina 220 di questa edizione, è necessario che non si torni a commettere un errore quale è stato la creazione della società delle nazioni. Si intende ciò che concretamente è stata e ha significato questa istituzione nel momento della sua nascita. Non si è trattato di un errore qualsiasi, come abitualmente accade in quella difficile impresa che è la politica. È stato un errore che reclama la qualifica di profondo. È stato un profondo errore storico. Vi ricordo che Ortega, quando parla di politica, società europea, di uomo medio, ha sempre in mente questo. Non possiamo perdere assolutamente la conoscenza della storia, altrimenti siamo ciechi, oltre che sordi, di fronte alle sfide che la realtà ci propone. Anche questo è è quasi una banalità, ma oggi non lo è in realtà. Non lo è. Lo spirito che produsse quella creazione, cioè la società delle nazioni, il sistema di idee filosofiche, storiche, sociologiche, giuridiche da cui scaturì quel progetto, quella figura, era già a quella data storicamente morto, apparteneva al passato e lungi dall'anticipare il futuro era già arcaico. Poche righe più avanti, ci spiega ancora meglio, la società delle nazioni è stata un gigantesco apparato giuridico per un diritto inesistente, cioè praticamente una mera difesa di una fotografia della guerra, quindi incapace di produrre un progetto, diremo noi, di pace reale, che implica quindi un riconoscimento di rapporti di forza tra stati. E lui dice una cosa molto interessante per noi: il riconoscimento che al di là delle nazioni italiana, spagnola, tedesca, eccetera, esiste anche un fondo comune della civiltà europea, che esiste fin dagli antichi romani. Oggi anche questa è una riflessione che dovrebbe in qualche modo farci appunto pensare se ci teniamo in qualche modo, no, al futuro dell'Europa e se pensiamo a come poterla strappare da questa ennesima guerra. E quindi Ortega, secondo me, una lettura sicuramente utile e illuminante anche per questi aspetti e anche perché ci costringe a fare i conti col mondo di oggi in maniera, secondo percorsi magari non immediatamente per noi lineari, però affascinanti, interessanti, come sicuramente affascinante questa figura di scrittore e filosofo spagnolo. Sì. L'impressione di aver conosciuto alcuni politici italiani così certi. Sì, ma questi adesso gli anni sicuramente no, però questa generazione qua, queste persone erano figure comunque che conoscevano, cioè avevano, come dire, accesso alla vita, quindi avevano una fotografia molto, cioè osservavano, seguivano e partecipavano, come dire, alla vita pubblica, quindi oggi cosa direbbero? Chissà. Sicuramente a me è sorpreso, ecco, perché come dicevo non ero un esperto di questo autore, avevo qua e là letto qualche pagina in passato perché, come vi dicevo, all'università mi ero occupato appunto di liberalismo eccetera, però sempre privilegiato, no? Forse in maniera un po' provinciale, l'ambito tedesco, francese, inglese, conosco, ho studiato anche quelle lingue, conoscevo, conosco meno, insomma, la cultura spagnola, che invece è una cultura, cioè passiamo al Novecento,
molto vitale, o pensiamo diciamo al cinema, pensiamo alla stessa letteratura, però evidentemente che magari noi conosciamo meno, anche se è un paese vicino, fratello, molto simile per certi versi all'Italia. È stato un paese chiuso fino agli anni 60. Ha avuto, come dire, quella cesura incredibile, dico incredibile perché molto spesso non ricordiamo quello che ha significato appunto per questo paese la guerra civile, prima quella del franchismo, perché ha significato, se non sbaglio, 1 milione di morti con la guerra civile. Non so se abbiamo un'idea delle dimensioni che il nostro paese ha avuto nella seconda guerra mondiale, credo 600.000 vittime, ed è stato distrutto. In 3 anni di guerra civile, con l'intervento di fascisti, varie potenze, questo paese ha avuto... Ed è, come sapete, ancora oggi quando si parla appunto in quella realtà, carne viva quando si parla, sì, no? Sì. Quindi è un fenomeno. Sì. E poi certo ci sono questi 40 anni di... Sì, quasi dal 75 muore Franco, sono questi quasi 40 anni poi di franchismo che congela la società, ma è una realtà abbastanza... particolare, perché no, si afferma questa dittatura a partito unico che poi in parte si liberalizza, però finisce di fatto soltanto con gli anni 70, e peraltro conosce una transizione particolare. Una delle prime ricordi coscienti che ho di bambino è stagionare questo colonnello che arriva a sparare, non mi ricordo perché aveva questo cappello così strano, no? E quindi catturava le mie fantasie di bambino 6enne, però insomma quella è un'immagine tragica, no? Nell'81 ancora c'era chi pensava, e non era un golpetto improvvisato, una parte della società spagnola che era abituata alla democrazia durerà 5-10 anni e poi torniamo a noi, perché la società risponde a che cosa, no? A una idea in cui la Chiesa più conservatrice, l'esercito, il re, quindi la democrazia è una roba che in Spagna non può, no? Sì. Fortunatamente noi ci sappiamo che quel tentativo fu respinto, e quindi poi si affermò una stagione anche molto importante che ha avvicinato la Spagna all'Europa, l'ha resa insomma un fattore anche trainante, l'ha sicuramente avvicinata anche a noi, però nulla è mai scontato, cioè, la regressione e la decadenza sono, come dire, una via che poteva anche in quel caso portarci a situazioni in realtà ben peggiori. Posso chiederle in che anno è morto Ortega? Ve lo dico subito perché non ricordo esattamente l'anno, quindi mi perdonerete. Nel 55. Ed è nato nell'83, l'anno di Mussolini, parato. Qualcuno vuole fare? Sì, quindi ha vissuto, diciamo, anche se... Non ha visto la Spagna libera, diciamo. No, beh, insomma, era nato nell'800, quindi avrebbe dovuto avere una vita consistentemente più lunga, insomma. Posso farti una domanda? No. Secondo... Tu hai citato Gramsci, e mi sembra che la concezione di massa che ha Ortega e Gramsci siano proprio antitetiche. Sì. Da un certo punto di vista. E invece vorrei capire, rispetto alla concezione di Pasolini, dell'uomo medio, questione delle facce, dei volti... Diciamo c'è qualcosa di inconciliabile, secondo me, rispetto a una visione marxista o lattamente socialista, cioè il fatto che, e io questo in fondo anch'io penso, che la massa possa essere educata. E per certi versi la storia dimostra questo. Nella visione liberale, elitista, anche se Gramsci, che viveva in quella cultura, conosceva comunque, no, gli autori, e aveva, o pensiamo anche ad altri autori progressisti che comunque sono vicini anche a Bobbio, per esempio. Quindi no, non sono, come dire, dinamiche, argomenti che escludono, che innervano in qualche modo anche il pensiero appunto di Bobbio, che è un liberale democratico socialista, ma anche un marxista come Gramsci. Però alla fine nella visione marxista prevale, diciamo, questa fiducia nel fatto che la massa possa essere educata e diligente a essa stessa, alla fine, se no saremo, come dire, smettiremo quello che i testi sacri di quel pensiero hanno stabilito ormai 200 anni fa. Mentre per il liberale, vediamo noi per il liberale conservatore, c'è una sorta di legge storica che
per certi versi si identifica, no, con la, quella che Mises definiva un elitista legge ferrea dell'oligarchia, cioè il fatto che la storia umana sia, ecco, questa è la definizione di Pareto, mi pare, un cimitero di aristocrazia, cioè un'elite si sviluppa, va al potere, muore ed è sostituita da un'altra elite destinata a decadere, eccetera. Elite più o meno ampie, più o meno aperte, più o meno feroci, eccetera, ma la storia umana è un succedersi di elite di vario tipo, compresa con la bolscevica, comunista, eccetera. E quindi in questa visione di Ortega, diciamo, c'è una dicotomia ben chiara tra l'elite che meglio se educata è destinata a guidare, a governare, e una massa che, se è intelligente e preparata, sa quale elite seguire. Meglio se attraverso meccanismi democratici, trasparenti, eccetera, ma pensare che la massa di per sé si identifichi con il potere, per lui porta appunto che cosa? Al governo anomalo delle circostanze in cui io mi identifico non più nel Parlamento, non più nelle elezioni, nel suffragio universale, ma che ne so, dell'uomo carismatico, che può essere Mussolini, ma che può essere, questo non per fare altri nomi, anche il governo Draghi allora aveva nell'uomo del sì, ecco, però Draghi univa in sé, è più che uomo della salvezza, della, era, diciamo, il tecnico, il tecnocrate, l'uomo, diciamo, quindi non era sicuramente identificabile con un fenomeno legato al potere delle masse, della massa, è un'altra dinamica. Diciamo che in Gramsci, in Pasolini, è un autore che invece sono marxisti o quantomeno afferenti a questa linea ideologica, invece c'è la fiducia nel fatto che alla fine l'umanità possa liberarsi se la massa di per sé che si libera. Quindi magari all'inizio esiste l'avanguardia rivoluzionaria, ma rimane e permane la fiducia strutturale nell'educazione delle masse che poi possano governarsi da sé. Non è Lenin che afferma che alla fine è la cuoca che può. Oh, ma la radice alla fine di questo sta proprio in Marx, secondo me, quando Marx dice che alla fine l'obiettivo di una società socialista qual è? Non certo lo statalismo, ma la formazione di questo individuo unilaterale, quindi l'individuo che sappia studiare, lavorare, essere, come dire, un buon cittadino, ma magari anche un poeta, un lavoratore, che è una prospettiva, mi rendo conto, per noi molto utopistica, ma ci dice che partiva da una fiducia in una umanità, in una massa, potremmo dire, rinnovata, anche se adesso non so quale significato attribuire, non so nemmeno se Marx utilizzasse questa parola o l'avesse, perché è un concetto, avete capito, che arriva un po' dopo, e quindi questa riflessione sulla massa è una riflessione soprattutto novecentesca, o comunque nel passaggio tra i due secoli, la Belle Époque, Le Bon, la psicologia delle folle, c'è tutta una tematica poi trasversale e di cui peraltro non erano digiuni uomini politici come Mussolini, per esempio, non era sicuramente un cattivo lettore, era un uomo di letture abbastanza disordinate ma anche vaste, quindi il concetto che la massa è femmina, che vada dominata, che sia più facile convincere un'assemblea di 10.000 persone rispetto a 10 persone in questa sala, tutte cose che questi uomini demagoghi, tiranni che avessi voglia, conoscevano in molti casi abbastanza, anche tecnicamente, insomma. C'è un po' di disprezzo da parte di Ortega nei confronti della massa, vero? Beh sì, alla fine sì, ecco. Soprattutto c'è di quella massa che lui dice è ribelle, indocile, perché non ascolta nessuno se non se stessa e la sua bolla ristretta, pensa che la vita sia qualcosa di facile e comodo, che la vita non abbia, direbbe lui, un orizzonte trascendente, o diremmo noi un progetto che sia oltre la tua mera vita individuale, quindi sicuramente c'è una visione elitista, elitaria, un po' aristocratica, e quindi fatalmente di disprezzo anche per la massa nella sua accezione. Però il libro inizia in maniera positiva, dice: beh, questa massa, siamo tanti di più su questo mondo, non voglio uccidere nessuno, anzi, c'è maggiore medicina, c'è lo sport, c'è maggiore salute umana. È un fenomeno a due facce, può essere affascinante perché può prepararci nuova vita e una civiltà addirittura più all'avanguardia, però ci sono dei rischi che lui ci racconta in maniera abbastanza chiara,
e su cui forse secondo me faremo bene anche riflettere ancora oggi, ecco, senza disprezzare la massa, ma anzi cogliendo alcune sue sollecitazioni, ma questo è il mio punto di vista. Bene, grazie. Grazie.